Questo è il modello di punta della nuova serie Zenfone 4 di Asus, è lo Zenfone 4 Pro. Pro perché promette di fornire delle caratteristiche importanti e professionali dal punto di vista fotografico. I punti di forza di questo smartphone, sempre parlando della parte fotografica, sono soprattutto due. Innanzitutto i due obiettivi che corrispondono all'incirca a una focale mediamente grandangolare e una focale normale, quindi circa 50 mm. La fotocamera principale, cioè quella con la focale grandangolare, ha un obiettivo che corrisponde a un'apertura di f1.7. La seconda caratteristica importante di questo smartphone è la possibilità di fotografare non solo in JPEG ma anche in RAW. La tecnologia utilizzata su questo smartphone, in particolare i tre sensori Sony high-end e la tecnologia proprietaria Asus SuperPixel, consentono di ottenere delle immagini di buona qualità anche quando ci sono delle situazioni difficili, ad esempio quando c'è poca luce. Adesso vediamo nel dettaglio le modalità e le impostazioni che possiamo avere nel menu di questo telefono. Dopodiché vedremo i risultati che abbiamo realizzato durante la nostra prova sul campo. La nostra prova è stata fatta in un viaggio in Lituania. Abbiamo attivato la modalità fotocamera. Lo schermo è un LCD da 5.5 pollici. Ai due lati abbiamo le principali impostazioni della fotocamera. Partendo dall'alto a sinistra, la modalità per impostare il flash oppure disattivarlo, la modalità autoscatto. Questa è una modalità per il ritratto con la quale possiamo inserire diversi diaframmi e quindi modificare la profondità di campo. Dopodiché abbiamo la modalità per i formati e qui le impostazioni generali, la risoluzione della fotocamera oppure la possibilità di impostare anche i RAW, i watermark, il touch, la messa a fuoco che può essere intelligente o continua, l'attivazione della griglia, l'audio, i servizi di localizzazione, l'antisfarfallio, anche qui abbiamo due possibilità, 50 e 60 Hz, la possibilità di salvare su micro SD. Con le due dita abbiamo poi la possibilità di attivare lo zoom fino a 10x. Sul lato destro ci sono le altre modalità, la prima è quella per rivedere le foto che abbiamo realizzato, la modalità per la fotocamera frontale per i selfie, il pulsante di scatto, il pulsante di avvio dei video e il pulsante per attivare le modalità Pro. Con questa impostazione noi possiamo selezionare diverse voci, ad esempio la modalità bilanciamento del bianco, gli EV, la modalità ISO che va da 25 a 3200, qui si modifica l'obiettivo, questo per i tempi di scatto, la modalità che passa dall'autofocus al manuale e quindi il reset. Scorrendo lo schermo dal basso verso l'alto ci si apre questo menu dove abbiamo, come vediamo, le varie modalità GIF, panoramica, il video rallentato, la modalità automatica, il ritocco fotografico, la risoluzione super. Scorrendo lo schermo dall'alto verso il basso ci si apre questo terzo menu. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di fare differenti impostazioni con degli effetti creativi da inserire in ripresa.